Il disastro che abbiamo avuto nella sanità, nella risposta al Covid, è dovuto anche, non solo, anche al clientelismo e anche alla presenza nella sanità, la nuova presenza della sanità dell''Ndrangheta. Stanno investendo tantissimo nelle farmacie in Lombardia e questo lo sappiamo da tante fonti. Non siamo noi chiusi in casa e loro che si danno da fare. Non ci siamo. Noi abbiamo fior di investigatori che sanno tutto sulle organizzazioni mafiose, che vengono dalla magistratura, vengono dalla DIA, direttamente dalle forze dell'ordine, dai reparti speciali delle forze dell'ordine. Non c'è bisogno di fare delle leggi per proteggersi che poi bloccano tutta l'economia. Il problema è fissare dei paletti con l'aiuto di queste persone, ma alcuni si possono immaginare direttamente, cioè non può concorrere a un appalto per determinate attività chi non ha mai svolto quelle attività. O chi è nato nei mesi precedenti al bar, perché vuol dire che ha saputo qualche cosa prima. Dopodiché, quando si presentano delle imprese, c'è qualcuno che immediatamente capisce, per una serie di parametri e per una serie di conoscenze professionali, se quell'impresa è un'impresa su cui vale la pena di accendere i riflettori per capire di che tipo è. E a quel punto si interviene, c'è lo strumento anche delle interdittive che è pensato proprio per questo, quando delle imprese sono al di sotto di ogni sospetto. Il disastro che abbiamo avuto nella sanità, nella risposta al Covid, è dovuto anche, non solo, anche al clientelismo e anche alla presenza nella sanità, la nuova presenza della sanità dell''Ndrangheta o di Cosa Nostra o della Camorra, che ovviamente fanno funzionare i servizi pubblici esattamente come possono funzionare quando sono comandati da persone o da gruppi che vogliono soltanto aumentare i propri profitti e aumentare gli interessi delle proprie clientele. Non l'interesse pubblico, la sanità pubblica senza interesse pubblico è un fallimento. Stanno investendo tantissimo nelle farmacie in Lombardia e questo lo sappiamo da tante fonti. Ci sono anche delle inchieste che l'hanno messo in luce, hanno messo in luce però diciamo la punta dell'iceberg. Perché entrare nelle farmacie significa controllare dei mercati, intanto ripulire soldi, significa controllare un pezzo del sistema sanitario, significa anche poter controllare un mercato, intervenire su un mercato speciale proprio nel traffico di stupefacenti, se è vero che oggi una parte della cocaina viene sostituita da componenti da farmaci, da misti di farmaci. Io su San Siro decido chi voto come sindaco. La vicenda di San Siro è simbolica anche dell'arroganza che hanno alcune società nei confronti di Milano. Ho letto la dichiarazione che viene dalla proprietà dell'Inter, è ridicola. In un paese normale sarebbe rigettata e trattata con assoluto disprezzo. Chi ha detto che potevano demolire San Siro e fare un altro stadio che nessun tifoso chiede? Chi gli ha detto che potevano fare quelle specie di ultimatum ai poteri pubblici della seconda città d'Italia, la prima per reputazione internazionale? Chi gliel'ha detto? È evidente che qui hanno colto delle debolezze che non sono tanto del sindaco quanto di strutture più complessive e che comunque hanno a che fare con l'amministrazione comunale e hanno pensato di entrarci dentro. Siccome la non trasparenza dei capitali è sempre cattiva consigliera ed è sempre un passaggio, perché non tanto in questo caso, ma una volta che passa il principio che i capitali possono essere trasparenti e che un signore incappucciato si presenta dal comune per ottenere qualche cosa senza che il comune sappia chi è, una volta che passa questo principio è finita. Veramente, io su San Siro decido chi voto come candidato sindaco. E non è una partita di calcio quella di San Siro. C'è un'antimafia che è stata prima un po' disorientata da quello che accadeva, come tutti, perché non c'erano i modi per comunicare. Ha rinviato e ha annullato tanti convegni. Adesso abbiamo imparato come fare, dalle cose che vengono fatte a distanza nelle scuole o nelle università, ai convegni promossi dalle associazioni, lo stesso premio Don Peppe Diana, comunque c'è stato e forse ha trovato forza anche nella necessità di far sentire la propria voce. Non siamo noi chiusi in casa e loro che si danno da fare. Non ci siamo.